stata una grande emozione, intanto ne approfitto per ringraziare così pubblicamente la società, mi ha dato fiducia dall'inizio e anche il mister ovviamente, il mister Piovani, tutto lo staff e le ragazze che mi hanno aiutato, ma questo fin dal 13 luglio, dal primo giorno, quindi oggi sì, grande emozione, e poi è stata la seconda perché anche con la Roma Piovani era squalificato, ma sì, grande emozione, ma soprattutto grande partita delle ragazze, grande prestazione, che è quella che avevamo chiesto, che è la cosa più importante. La mia prima esperienza nel calcio femminile, sono onestamente molto contento, non sapevo all'inizio davvero come fare, ma come ho detto appunto nella tua prima domanda, tutte le ragazze, tutto lo staff, il mister in primis, e tutto lo staff mi hanno davvero dato una mano e sono contento dell'approccio che c'è stato e mi sta piacendo molto. E la differenza calcisticamente non c'è differenza, fondamentalmente un po' nella gestione, così che è leggermente diverso, però sì, non è che cambi poi più di tanto, però devo dire che sono molto 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 soddisfatto della scelta che ho fatto e della prova che mi hanno, di quello che mi stanno facendo provare. Come l'avevamo preparata, avevamo chiesto alle ragazze grande determinazione, dopo la buona prova di Torino, anzi ottima prova, a parte il risultato che era stato per noi almeno abbastanza bugiardo, ma non dal punto di vista della prestazione, abbiamo dato continuità, sapevamo sarebbe stata una partita difficile, loro chiuse partendo con le ripartenze, ma noi siamo stati bravi a fare le preventive e a tenere noi il gioco, che è quello che ci aspettavamo. Brave davvero come atteggiamento, soprattutto come atteggiamento iniziale, come abbiamo preparato la partita, come l'abbiamo iniziata e abbiamo continuata così. E parte tutto dal gioco, cerchiamo di farle migliorare a livello ovvio collettivo, di squadra, per farle migliorare anche poi singolarmente, ma tutto viene dal gioco. E quindi è una squadra giovane, lo sappiamo, c'è grande margine di crescita ancora, anche se stanno arrivando anche subito i risultati, quindi siamo davvero molto contenti, ma onestamente come il mister, tutto lo staff, la società si aspetta molto, perché vediamo che le cose stanno riuscendo abbastanza bene. E sì, settimana impegnativa, giochiamo giovedì a Pontedera e domenica a Napoli, settimana sì particolare dove si darà spazio a praticamente tutta la rosa, sarà impegnata, dobbiamo stare pronte tutte, parlo al femminile anche io, perché è giusto così, e dobbiamo stare pronte perché ci teniamo a far bene anche lì, abbiamo una doppia sfida appunto a Pontedera subito, prepararla subito bene, quindi ci buttiamo sulla coppa e dopo c'è il riposo, quindi ci alleniamo da subito per preparare questa doppia sfida importante per noi. No, noi abbiamo fatto una buona partita, anche se secondo me davanti dovevamo essere un po' più cattive, potevamo chiudere la partita un pochettino prima, però va bene così. Il Verona è in una situazione di emergenza e quindi secondo me ha fatto pure la sua ottima partita. Gliela dedico a Claudia. Beh, dall'inizio della stagione adesso ho trovato tanti miglioramenti, sia dalle ragazze sia in me stessa, quindi questa è una squadra giovane, una squadra umile e ha voglia di imparare. E dalla sconfitta della settimana scorsa e di tutta la settimana siamo state veramente brave a lavorare e a capire dove abbiamo sbagliato. Quindi penso che stiamo per il momento sulla linea giusta. Ah, io sono stata felice dal primo giorno, sto trovando bene e ti ripeto, dal primo giorno che ho messo piede qui mi hanno trattato come fossi qui già da tanto tempo, quindi anzi ringrazio veramente tutte le ragazze, il mister e la società, perché mi stanno trattando veramente come una figlia, una sorella, una zia, una mamma. Beh, sicuramente lui ha un modo di giocare che a me piace, cioè lui è il mister ovviamente, quindi su determinate cose la penso come lui e sì, fondamentalmente lui mi fa giocare in modo che io mi posso trovare davanti alla porta o fare un assist, quindi per me a me piace sto calcio e va bene così. Sì, sicuramente non è una partita da sottovalutare, però penso che è possibile che anche loro hanno un'opportunità o almeno di mettersi in gioco, ma credimi pure in questo momento chi non sta avendo spazio durante l'allenamento è quella che non molla mai, è la prima a correre. Quindi ti ripeto, se non gioca è perché sono scelte e deve essere così, però meritano tutte di giocare.